Il bentornato negli studi di Tempo Radio al sindaco di Castelgoffredo, di nuovo con noi Alfredo Posenato. Bentornato sindaco. Grazie, buongiorno. Possiamo darla all'ultima ora che è arrivata, è la moglie del Marò, Salvatore Girone, che ha espresso la propria felicità per il rientro del Marò. Stavo guardando il monitor, appunto. Non posso che associarmi, naturalmente, soddisfazione, una magra soddisfazione considerando i 4 anni di martirio al quale sono stati sottoposti questi ragazzi senza, ora per carità le responsabilità saranno ancora da accertare, ci penserà la giustizia a farlo, però in ogni caso non dimentichiamoci che sono servitori dello Stato, quindi come tali hanno operato. Io spero, mantenendo in maniera precisa gli ordini che erano stati impartiti, quindi credo francamente con nessuna responsabilità diretta da parte loro, però insomma la giustizia farà il suo corso, ma che questi ragazzi in attesa di giudizio debbano aver passato 4 anni veramente di inferno, mi sembra onestamente meritino tutta la nostra solidarietà e quindi la nostra soddisfazione se questo problema è stato finalmente risolto. Benissimo, allora adesso veniamo a noi, gli ascoltatori sono invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo due delle coordinate per interagire, il numero per sms e whatsapp, il messaggio whatsapp che è il 338 17 19 105, usate anche la pagina Facebook, cercate il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, siamo in streaming quindi ci potete seguire e scrivere contemporaneamente. Allora. Dunque, veniamo a noi, il palazzetto come va? L'iter. Ma guardi, l'iter sta procedendo, devo dire che dopo tanti mesi di assoluta lentezza, per non dire di ingessamento, finalmente c'è qualcosa che si sta muovendo, perché lo sgombro dalle macerie è stato ultimato, questo ha consentito anche di fare alcune verifiche, per esempio sull'impianto di riscaldamento che nel nostro palazzetto, lo ricordo per chi non ne fosse informato, è a pavimento e dove quindi esisteva il rischio fondato che il crollo della porzione di tetto potesse aver danneggiato anche l'impianto di riscaldamento, cosa che secondo le verifiche che abbiamo potuto realizzare, condurre fino a qua, sembrerebbe essere così assolutamente scongiurato, quindi abbiamo fatto dei test mettendo in funzione l'impianto e sembra che tutto funzioni, e questo è una nota positiva perché ci consente di non dover pensare a soluzioni alternative. Ricordo che nell'eventualità in cui l'impianto di riscaldamento a pavimento fosse risultato danneggiato avremmo probabilmente dovuto pensare a adottare un sistema diverso, perché l'andarlo a togliere e sostituire con un impianto nuovo avrebbe avuto dei costi veramente insostenibili, e quindi questa è tutto sommato una buona notizia. Siamo in questa fase in discussione, una discussione definiamola così preventiva, nel tentativo di conciliazione che viene condotto dal CTU, quindi dall'incaricato del tribunale, e appunto abbiamo iniziato queste discussioni con tutte le parti coinvolte per capire se vi siano gli spazi e le condizioni per trovare una transazione. È assolutamente prematuro immaginare se questa ipotesi sia percorribile o meno, però stiamo lavorando unitamente ai legali che ci assistono in questa vicenda a questo progetto, speriamo veramente di poterlo portare a termine, perché è chiaro che se dovessimo essere in grado di trovare un'intesa che ci consenta quindi di procedere poi con la ricostruzione o comunque con il ripristino di quanto è andato distrutto, questo consentirebbe di accelerare notevolmente i tempi. Quindi se si va in causa, sappiamo molto bene che le cause in Italia, ahimè, fra primo e secondo grado, eventuali ricorsi eccetera eccetera, possono durare anche più di 10 anni. Nel caso invece di un'intesa bonaria, evidentemente questo consentirebbe di procedere in tempi piuttosto veloci al ripristino. Questa è naturalmente l'ipotesi che noi ci auguriamo possa concretizzarsi. Qualcosa è una ottima notizia, mi pare, perché evidentemente i legali delle parti in causa, a parte il comune di Castelgoffredo ovviamente, hanno suggerito meglio andare a patteggiare. Beh, ma diciamo che questa è una procedura abituale, quindi quando c'è una situazione come questa è prevista la possibilità iniziale, anzi è richiesta la possibilità di tentare una conciliazione. Solo laddove la conciliazione non dovesse produrre effetti che siano evidentemente concordati fra le parti,
allora si procede con la causa civile, che evidentemente significa sottostare a tempi assai lunghi con tutto quel che ne consegue. Quindi, e allunga anche il conto, poi gli avvocati dicono causa che pende, causa che rende. Assolutamente, infatti questo è uno degli elementi che noi cerchiamo sempre di ricordare, anche io in altre vicende ricordo sempre che nelle liti gli unici che hanno sicuramente da guadagnare sono gli avvocati. Ora, senza per questo voler demonizzare una categoria che peraltro ha il diritto di fare il suo mestiere, mi sembra del tutto evidente che sia molto preferibile un brutto compromesso ad una magnifica causa per un cittadino normale, intanto perché non vi è certezza di quali saranno gli esiti della causa stessa e poi perché i tempi e i costi sono comunque destinati a dilatarsi. Pertanto noi siamo fiduciosi, speranzosi soprattutto che si possa trovare un accomodamento. È chiaro che dovrà essere una soluzione che sia ragionevole e sostenibile, perché di fronte a proposte che siano inaccettabili, evidentemente nostro malgrado saremo costretti a procedere nel tentativo di rivalerci nei confronti delle parti che riteniamo siano responsabili di quanto accaduto. Allora, Sindaco, le leggo anticipatamente alcuni messaggi perché ci introducono in un altro argomento. Enrica scrive: buongiorno Sindaco, io confido in lei che lei con la sua capacità riesca a far partire il settore della calza, dice Enrica. Sono molti questi messaggi, vediamo per esempio a Castel, vediamo il presidente di Adici dice, ha detto, scrive Manuela, ha detto che la cooperativa della calza si sta arenando, puntini di sospensione. Ieri abbiamo avuto ospite effettivamente Alessandro Gallesi, il quale ha detto che appunto ciò che temevano Attimino probabilmente, secondo, a suo parere, non è stato categorico, si sta verificando, cioè, ma soprattutto a causa di problemi interni, cioè il lavoratore dipendente è troppo abituato che, finito il proprio orario, poi pensa ad altro. Invece nel momento in cui diventi socio di una realtà non sei un lavoratore dipendente. Insomma. Allora, rispondo, cerco di essere conseguente, quindi il primo messaggio sembra quasi nascondere attese messianiche che io non potrò che deludere inevitabilmente, quindi non credo di avere la capacità da solo, ma neanche con l'aiuto di tutti coloro che hanno partecipato al tavolo per cercare appunto di mettere in piedi questo progetto delle cooperative. Noi non abbiamo certamente la capacità di far ripartire il settore solo con i nostri sforzi e la nostra buona volontà. Come dico ogni tanto, parafrasando fra serio e il faceto, se il cavallo non ha sete non beve. Noi abbiamo innanzitutto bisogno di un mercato che apprezzi le calze, che compri le calze, e quindi di consumatrici che ritornino a vedere nella calza un accessorio ambito, desiderabile, e non un qualche cosa di fastidioso, come è stato purtroppo evidentemente per molti anni. Questo è alla base del decadimento. Poi è chiaro che molte altre cose hanno contribuito, a cominciare da una crisi generale che evidentemente ha compresso i consumi, dalla competizione internazionale soprattutto della Cina, ma poi anche di altri paesi come Polonia, Turchia, che godendo di costi dell'energia, costi della manodopera e magari in qualche caso anche di aiuti statali hanno potuto acquisire quote di mercato sottraendole ai nostri produttori. L'Italia rimane evidentemente un produttore di riferimento, non è più il più grande al mondo perché la Cina ci ha sopravanzati, ma è il secondo, quindi di gran lunga il maggiore in ambito europeo. Da noi viene mantenuta la tecnologia, il saper far bene soprattutto. C'è questa sensibilità nei confronti del bello, della moda, che certamente costituisce un vantaggio competitivo. Purtroppo però abbiamo altri elementi di discompetitività, come appunto il costo del lavoro, il costo dell'energia, per non parlare della burocrazia, della fiscalità, eccetera, eccetera, ma i primi due sono, io credo, veramente i più gravi, perché rischiano di compromettere gli sforzi, le capacità, anche i sacrifici di molti dei nostri imprenditori. Quindi serve evidentemente uno sforzo comune, uno sforzo concertato, è fondamentale continuare a credere nel progetto, non tanto e non solo in quello della cooperativa, sul quale noi abbiamo puntato molto perché ha valenze anche di contrasto all'illegalità e vuole garantire il recupero in tempi brevi di un certo numero di posti di lavoro, oltre che continuare a garantire la continuità della filiera in ambito locale. Però dobbiamo continuare a credere in questo. Nel frattempo, mentre continuiamo a lavorare credendo in quello che stiamo facendo,
è anche necessario pensare se le nostre aziende hanno la capacità non di riconvertirsi, ma di aggiungere qualche cosa a quello che stanno facendo. In passato è già accaduto che abbiano aggiunto per esempio la tecnologia Seamless, che era un prodotto che non esisteva fino a 20-25 anni fa, è stato aggiunto e ha sicuramente portato posti di lavoro, fatturato, opportunità e benessere alla nostra area. Oggi c'è da immaginarsi se non vi siano altre opportunità, certo. È giusto non fermarsi, ma questo è il mestiere degli imprenditori. Sul fatto poi che, di quanto ha detto Gallesi, che ci siano delle difficoltà, le difficoltà ci sono, questo è innegabile, le resistenze ci sono, nascono e si annidano in diversi contesti, talvolta per questioni squisitamente burocratiche, altre volte magari ci possono essere motivazioni politiche, però noi siamo qua, stiamo cercando di lavorare proprio per vincere queste resistenze. Io l'ho detto e lo ribadisco, non sono disposto a mollare, quindi è un tema sul quale voglio andare fino in fondo a costo di andarci da solo, quindi vedo che tuttavia ci sono persone, soggetti, enti, associazioni che hanno una visione analoga alla mia, magari con visioni, con sfumature leggermente diverse, con sensibilità differenti, però la volontà mi sembra che sia forte e che sia sostanzialmente condivisa, quindi sapevamo che non sarebbe stato facile, sapevamo che non sarebbe stato breve, stiamo andando avanti, vedo che i progressi li stiamo facendo, sono più lenti di quelli che speravamo, ma stanno venendo avanti lentamente. Benissimo, fermiamoci un attimo, ascoltatori, che stiamo trascorrendo in compagnia del sindaco di Castelgoffredo, Alfredo Posenato. Tanti messaggi che sono arrivati, c'era anche un per lanciare la cooperativa da calza, serve sostegno anche come preparazione, anche, dice un ascoltatore. Il sostegno noi lo abbiamo, diciamo, in qualche misura preparato in questi sensi. Inizialmente avevamo immaginato di poter far crescere, non dico per palingenesi, ma insomma in maniera spontanea queste cooperative, attraverso appunto l'unione di alcuni lavoratori. Ci siamo resi conto di quanto sia problematico far scoccare la scintilla, quindi riuscire a mettere intorno a un tavolo una serie di soggetti che probabilmente fino a poco tempo fa hanno lavorato come lavoratori dipendenti e far sì che loro in maniera autonoma si organizzino e riescano a dar vita a questa entità. Capendo che questo poteva costituire uno scoglio difficilmente sormontabile, abbiamo ritenuto di facilitare questo passaggio affiancando delle cooperative esistenti affinché queste facciano proprio questo lavoro di tutoring, quindi nella fase iniziale magari nascere sotto l'egida di queste cooperative esistenti, abbiamo già due cooperative con le quali stiamo discutendo, salvo poi, una volta che l'operazione dovesse essere avviata, procedere ad una separazione, quel che si dice in gergo normalmente uno spin-off, e far sì che queste nuove entità possano poi lavorare, operare e procedere in maniera autonoma. Speriamo che questo percorso ci dia ragione. Allora, leggo un altro messaggio. La BCC di Castelgoffredo viene assorbita da altre realtà. I signori che hanno fatto dei danni pagheranno, punto di domanda. Intanto le attività pagheranno le conseguenze. Firmato Giorgio, correntista, molto arrabbiato. Ma è evidente che qua intervengono valutazioni di carattere civile, nel senso che chi guida una società, che si tratti di una banca, di una SRL, di una SPA, deve poi rendere conto del suo operato nei confronti degli azionisti. È evidente che non sono tanto i correntisti quanto gli azionisti che potranno eventualmente muovere delle azioni di responsabilità nei confronti